Ricordare a volte fa male, sarebbe meglio dimenticare, ma non si può dimenticare quello che le persone che vedrete nel video che segue ci hanno fatto in questi anni. È giusto ricordare, sperando che ci sia un po' di giustizia per tutti coloro che ci hanno creduto a questa narrativa. Che per un motivo o per l'altro, chi è stato obbligato a fare certe cose, chi ci credeva veramente, ho dovuto eliminare la metà del video perché altrimenti sarebbe stato censurato da YouTube, perché ciò che si racconta, quello che è successo negli ospedali, ciò che è avvenuto nei luoghi dove hanno inoculato, è qualcosa che meriterebbe, che merita l'attenzione dei magistrati. Speriamo, ripeto, che ci sia un po' di giustizia prima o poi, meglio tardi che Potremmo arrivare a un'emergenza globale, siamo pronti noi in Italia? siamo prontissimi, ci siamo costantemente, continuiamo costantemente a aggiornarci con il ministro Speranza. Dovete tener conto che l'Italia in questo momento è il paese che ha adottato misure cautelative all'avanguardia rispetto agli altri, ancora più incisive. Quindi da questo punto di vista abbiamo adottato tutti i protocolli di prevenzione possibili e immaginabili. Questo che sto per firmare è un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione "io resto a casa". Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità, o anche per motivi di salute. Funzionario di polizia locale, c'è una persona qui sulla sinistra, è poco più avanti, sta attraversando un cancelletto, sta correndo. Calzoncini azzurri, magliettina verde, con cappellino bianco, sta scappando, sta correndo, sulla sinistra. Si fermi, cialtrone! C'è una persona che sta correndo, sta scappando letteralmente nel parco e l'operatore della polizia municipale lo sta raggiungendo di corsa. È stato raggiunto e fermato. Barbara, Barbara! Allora, l'elicottero ha segnalato quella persona sulla spiaggia, ha chiamato la motovedetta della Guardia di Finanza, come vedi i due finanzieri lo stanno raggiungendo, ma lui ha aumentato il passo e sta scappando, quindi ora lo stiamo inseguendo, non so se si può vedere, i finanzieri hanno iniziato a correre perché lui si sta allontanando tra le case. Perché noi andiamo a scovarli casa per casa? Abbiamo più di 70 unità mobili specializzate. Bene, siccome noi dobbiamo fare i conti con la realtà e siccome sento che si stanno già preparando a fare le feste, dalle 22 il fine settimana di ottobre si chiude tutto. E sarà il coprifuoco, non sarà consentita neanche la mobilità. Noi confidiamo che in questo mese soffriremo un poco, ma stringendo un poco i denti e affrontando queste restrizioni, a dicembre potremo tornare un po' a respirare. Sono permessi gli spostamenti dei comuni fino a 5.000 abitanti per un raggio di 30 chilometri. Tuttavia non ci si può spostare nei capoluoghi di provincia. Questa è la rotta. Liberate immediatamente la strada pubblica, è consentito lo spostamento solo per i taxi a domicilio, abitazione e residenza. Ultimo avviso, siete tutti in prigione. Sopronta alla morte, l'Italia chiamò. Diciamo già coorte, sopronta alla morte, sopronta alla morte. Sì, vacciniamoci. In più ci sono 50 milioni all'anno per una lotteria con estrazioni periodiche. No, aspetta, che fuori. Ragazzi,
E la risposta qual è, scusi? No, si può fare, si cioè, può si può, cioè ci si può fare, se uno si fa le canne. Si fa le canne può vaccinarsi tranquillamente. L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Allora, se dovessi dire dalle numerose segnalazioni recenti, funzionicchiano, nel senso che comunque fanno quello che è fondamentale. I vaccinati si prendono il virus e lo trasmettono. Però se ci saranno e ci sono ancora quelli che lavorano contro i vaccini, quelli lì dovranno essere zittiti. Non bisognerà nemmeno dargli il diritto di parola da nessuna parte, lo dico a tutti, giornalisti, politici, tecnici, eccetera, perché davvero qui questa volta non scherziamo più. Le scuole dell'infanzia c'è anche solo un positivo. Stai a casa 10 giorni e poi torni all'asilo. Se c'è un positivo e sei alle elementari, fatti i tamponi rapidi o molecolari. Se i positivi sono due, il meglio che puoi fare: didattica a distanza e da casa puoi studiare. Se c'è un positivo alle medie superiori, mascherina FFP2 e tamponi. Se hai due positivi in classe cambiano le cose, rimani se sei guarito o se hai la terza dose. Se non hai concluso tutto il ciclo vaccinale, per 10 giorni fai la DAD e dopo puoi tornare. Se ci sono 3 positivi non c'è più niente da fare, tutti a casa con la DAD devono stare. Lei è vaccinato? Lei signora ha utilizzato della chirurgia estetica? Lamorgese, il ministro Lamorgese, faccio una cosa, richiami in servizio Bava Beccaris, che sa come trattare questa gente, questi terroristi. In nome della legge disperdetevi! In nome della legge disperdetevi! In realtà quell'operatore stava verificando anche la forza ondulatoria scaricata sul mezzo. Per me sarebbe da domani per tutti, andando a prenderli addirittura a casa. Chi non si vaccina è un egoista, un opportunista, allora, che può continuare a stare in... Allora, no, okay, voglio finire il discorso. Perché... È un irresponsabile, un opportunista, un parassita, arrivo a dirti, che può permettersi di parlare di stare in piazza grazie a noi che ci siamo vaccinati. Mi sembra veramente forte, perché sono ignoranti, non c'è nessun'altra motivazione, io lo posso dire perché non devo rendere conto a nessuno, chi sostiene queste tesi è un problema di ignoranza. Io direi immediatamente e subito per gli over 50, carabinieri a casa di chi non li vuole fare. Vaccinazione vuol dire rischiare la propria vita, perché la vaccinazione ha degli eventi avversi molto limitati, però quando lo facciamo in un'ottica di solidarietà e di opportunità. Poi ci sono persone che non si vogliono vaccinare per pregiudizi. Guardi, io penso che il miglior deterrente che ci sia è questo, levare la copertura sanitaria. Comparati agli evasori fiscali non vaccinati, quelli che per scelta non si vaccinano, usufruiscono di questa immunità diffusa che danno i vaccinati. Che sanzione gli applichiamo? Nel caso specifico del lavoro dipendente o del lavoro autonomo c'è un'azione che si può fare sul reddito. Il pensionato. Nel caso del pensionato bisogna agire sulle protezioni sociali che ha. Il mio problema è vaccinazione obbligatoria. Poi non si può politicamente, il genio italiano ha esteso il Green Pass dove poteva. E glielo farei estendere un po' di più. Il Green Pass è una misura con cui gli italiani possono continuare a esercitare le proprie attività. Questo è il mio Green Pass, noi siamo abituati a tirarlo fuori, e essere contro il Green Pass è come essere contro la carta d'identità, il biglietto del treno, la tessera dell'autobus, l'abbonamento dello stadio. Cioè, io penso che prima o poi lo Stato dovrà decidere di prendere per il collo un po' di persone e farle lei sa che vaccinare. A me francamente del consenso e dei voti dei Novax ne faccio volentieri a meno, quindi di tutti questi qua che mi stanno scrivendo, amici suoi matti come lei, che scrivono, mi insultano, mi riempiono di minacce di morte, visto che fa l'avvocato, sa cosa fa? A me, io me ne frego, i voti di questi qua li schifo, mi fanno schifo. Io credo che bisogna a questo punto penalizzare, nel senso proprio di
limitare ulteriormente la libertà delle persone non vaccinate. No, non è possibile questo. Quindi detta obbligo così, vaccinale. Detta così potrebbe essere, professor Galimberti, un suggerimento a far diventare quasi reato il non vaccinarsi. Ora ovviamente. E perché no? E allora ti fai i tamponi. I tamponi sono un costo psichico. Fatevi infilare dentro il naso, fino al cervello, i cotton fioc lunghi, ecco. È un costo psichico e un costo monetario, 50 euro. Io credo che bisogna trovare delle modalità meno, posso dire, meno democratiche secondo per secondo, ecco, nella somministrazione. Ma senatore, noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo, perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole adesso è pericoloso, punto. Deve essere premiato chi è fedele e chi è fedele al fisco, così che, come anche in questo caso, è giusto che sia premiato chi è stato fedele alle regole. Le regole sono state quelle di vaccinarsi e bisogna vaccinarsi. E sarà ora di dire che finché si può, si cura tutti. Io sono il primo a dirlo. Arrivassimo al punto che i medici devono scegliere chi curare, bisogna che rifacciamo la classifica. Cioè un vaccinato ha la priorità su un non vaccinato? Finché c'è posto. Non ci sto, non ci sto, non ci sto, ci sono dei morti, non ci sto, non ci sto, non ci sto Paolo, vado via, io non posso sentirla, un'idiozia del genere, perché se non ci fosse stato il Covid magari erano ancora vivi, certo che avevano altre patologie, certo che magari avevano dei tumori, certo che magari erano pazienti fragili, ma senza il Covid magari oggi sarebbero ancora in vita, e chi li ha ammazzati è stato il Covid. Francamente, da padre, non solo da sindaco, provo un po' di rabbia a pensare che a causa di una minoranza di persone che non vogliono vaccinarsi, dovremo vaccinare probabilmente i nostri bambini. Noi abbiamo 3 milioni e mezzo di bambini. Si sta ragionando di vaccinare proprio per aumentare la soglia di vaccinazione e raggiungere appunto la soglia critica della immunità di gregge. No, no, io farò la quarta o quinta a seconda del criterio di conteggio, perché io ho fatto i due sperimentali Reitera, prima e secondo, poi ho fatto il richiamo con Johnson, che per me era il primo, diciamo, dal punto di vista della burocrazia per il Green Pass, che ne valeva due, quindi nel mio conteggio sono 4, fra un po' dovrò farne un altro perché il Green Pass scade e quindi credo che legittimamente potrò dire di averne 5. L'uomo della quinta dose in studio, ecco, in esclusiva in onda. Vorrei sapere se hai avuto degli effetti collaterali. No, soltanto, negativi. Soltanto cose buone. Solo positivi. Solo cose buone. La mia vita è migliorata, lo dico. Si chiama Wave, uno dei cani coinvolti nello studio avviato dall'Università Politecnica delle Marche, che punta a impiegare il miglior amico dell'uomo nella lotta contro il Covid-19. Secondo alcune ricerche, infatti, i cani sarebbero in grado di percepire la presenza del Covid-19 e per questo saranno addestrati da esperti cinofili. Chi non si vaccina è una bomba umana, perché va in giro e contagia gli altri. Diciamo le cose come stanno. È una bomba umana, è come un kamikaze che va in giro e contagia la nonna. Possiamo giocare su queste cose. Vacciniamoci. Se tranquillo vuoi stare, i nonni non baciare. Sì, Max, vacciniamoci. Il Covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu. Primo, vattene a fanculo. Secondo, restaci.